Siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF, di quelli che io potrei valutare da inserire nel mio portafoglio ed in particolare oggi parliamo dei vari portafogli, quelli che vengono cosiddetti lesi, quelli per i quali i grandi investitori hanno creato dopo varie prove e per questo motivo possono essere indicati per vari investitori che hanno esigenze diverse, fra cui la prima è quella di non starci dietro a perdere troppo tempo, ma semplicemente andare a fare un ribilanciamento magari una volta all'anno. Ti dico i miei pensieri, per cui le mie scelte, subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi ci facciamo una scorpacciata di portafogli ETF, ma non ci sono ETF. Cosa? Mo te lo spiego. Quattro in particolare, che siano indicati a quella tipologia di investitore che voglia già il piatto pronto e che non voglia spenderci troppo tempo dietro, i cosiddetti no-brainer, come dicono gli americani. Ovviamente sono portafogli con uno storico non indifferente, ma come sempre le prestazioni passate non sono indicazioni di rendimenti futuri, per cui tenete sempre bene in considerazione che se ci si fidasse a questi portafogli, pur essendo lesi e per cui considerati buy and hold, non sono da lasciare lì per sempre, ma bisogna sempre controllare che quella strategia particolare sia ancora funzionante nelle dinamiche attuali. Ora basta parlare, andiamo subito a vedere questi portafogli per i quali non vi dico gli ETF, ma ve li dico, poi vi spiego. Il primo portafoglio è il famoso 3Funds Portfolio di Taylor Larimore. Il 3Funds Portfolio è stato creato appunto da Taylor Larimore dopo essere stato ispirato dagli iscritti Jack Bogle per semplificare gli investimenti del suo complesso mix di 16 diversi fondi a qualcosa di molto più sostenibile. La versione originale del 1999 includeva in realtà 4 fondi: azioni nazionali, azioni internazionali, obbligazioni e cash, contante. Ma quando i tassi di interesse sono scesi nel corso degli anni, Larimore si è ulteriormente semplificato la storia e il portafoglio è diventato a 3 fondi, appunto 3Funds, e questo ha preso effettivamente forma e vita. Mentre le percentuali citate sui grafici del portafoglio che vi vado a dire sono rappresentati per la versione più predefinita del portafoglio comune, Larimore in realtà non la vede come una allocation di asset fissi, invece consiglia di regolare la percentuale di obbligazioni in base alla proprietà, obiettivi, tempi e tolleranza al rischio. Questi fattori possono naturalmente cambiare nel tempo e il portafoglio a 3 fondi può cambiare il pari passo con essi. Quindi non è una semplice asset allocation fissa, è più un portafoglio destinato a crescere insieme all'investitore per tutto l'arco della sua vita. Concettualmente però questo portafoglio è così composto, con il 48% di total stock market americano, il 12% di azioni del resto del mondo e il 40% di intermediate bond, che sarebbero le obbligazioni di durata fra i 2 anni e i 10 anni. Il secondo invece è stato creato da William Bernstein, autore del quale ho recensito diversi libri qui sul canale. Il cosiddetto no-brain portfolio, a volte chiamato anche simpleton portfolio, è uno studio interessante sull'asset allocation. Bernstein è un autodefinito fanatico del patrimonio che si diverte a discutere di tutti i tipi di portafoglio sempre più sofisticati, progettati su misure per le esigenze uniche degli investitori e messi a punto con concetti avanzati di frontiere efficienti. Sebbene il portafoglio no-brainer sia solo l'idea introduttiva più semplice di Intelligent Asset Allocator, penso che questo esprime in modo univoco alcune delle sue intuizioni più fondamentali. Bernstein tende a parlare delle sue idee in modo autoironico, in termini di diversificazione ingenua ma efficace. Ma la cosa che trovo più interessante è come il non-brain portfolio affronta 3 diversi tipi di diversificazione nel modo più efficiente possibile. Lo fa aggiungendo azioni a bassa capitalizzazione, azioni internazionali, obbligazioni a breve termine e un tradizionale fondo azionario a grande capitalizzazione. Questo dimostra quanto sia facile costruire un asset allocation ben ponderata che non dipenda tanto dalla manciata delle società a grande capitalizzazione che al giorno d'oggi tendono a dominare i mercati azionari e anche i propri rendimenti. Per molte persone che cercano la massima diversificazione con il minimo sforzo può essere un'ottima alternativa. La diversificazione che Bernstein suggerisce per questo portfolio è il 25% di large cap americane, il 25% di small cap americane, il 25% di azioni internazionali escluso gli Stati Uniti d'America e infine il 25% di short term bonds, che sarebbero le obbligazioni di durata fra 1 e 3 anni. Il terzo portfolio è stato creato da Craig Islaisen. Il suo portafoglio si chiama 712 portfolio. In contrasto con la definizione della vecchia scuola di diversificazione in termini di conteggio delle società, il 712 portfolio mira a migliorare le performance e ridurre il rischio diversificando fra un'ampia varietà
di diversi tipi di attività. Il suo nome deriva dai 12 diversi fondi del portafoglio distribuiti su 7 diverse classi di attività: azioni USA, grande, media e piccola capitalizzazione, azioni non statunitensi, sviluppate e emergenti, immobiliare, risorse, tra cui risorse naturali o anche commodities o merci, obbligazioni Stati Uniti, nominali o TIPS, e obbligazioni non statunitensi, e infine il cash, i contanti. Israelsen descrive il processo di pensiero di mescolare i tipi di risorse come simili alla preparazione di una salsa, in cui i singoli ingredienti possono sembrare insipidi o magari troppo piccanti se vengono presi singolarmente, ma insieme sono tutti fondamentali per il successo della ricetta, che è un bel concetto da sentire. Le attività del 712 portfolio sono ponderate in proporzioni uguali o quasi, e lo si classifica come un portafoglio core che dovrebbe essere costruito attorno piuttosto che ottimizzato. Ad esempio, i suoi modelli basati sull'età ponderano tutti allo stesso modo gli stessi asset, in cui l'unica differenza è la percentuale di liquidità che può essere aumentata, per esempio per ridurre il rischio degli investitori che sono un po' più avanti con l'età. La diversificazione standard sono 12,5% di large cap americane, 12,5% di small cap americane, 8,3% di azioni internazionali non USA, esclusi i mercati emergenti, 8,3% di mercati emergenti, 17% di intermediate bonds americani, 8,3% obbligazioni internazionali, 8,3% di liquidità, un 16,6% di commodities, incluso l'oro, e infine un 8,3% di REITs. Sicuramente un po' più complesso da seguire. Ultimo portafoglio, non manca mai, il famosissimo All Season di Ray Dalio. Il portafoglio All Season è costruito sulle fondamenta filosofiche dell'All Weather Fund di Dalio, un hedge fund popolare fra gli investitori istituzionali. Secondo il Weather Story, l'obiettivo originale del fondo era quello di rispondere a una domanda apparentemente semplice: che tipo di portafoglio di investimento vorresti detenere in grado di funzionare bene in tutti gli ambienti o in tutte le situazioni, che si tratti ad esempio di una svalutazione o di un qualcosa completamente diverso? Dalio e il suo team di Bridgewater hanno concluso che, sebbene i singoli asset siano imprevedibili, reagiscono in modo incomprensibile sulla base dei flussi di cassa dell'ambiente economico prevalente. Hanno organizzato quegli ambienti in 4 quadranti e, riempendo ogni singolo quadrante con asset che rispondono a ogni condizione economica e bilanciando i pesi degli asset per raggiungere la parità di rischio e per ogni situazione, alla fine Ray Dalio ha progettato un portafoglio in grado di avere successo qualunque cosa accada sui mercati. Mentre il fondo istituzionale All Weather include molta gestione attiva e una serie di investimenti non disponibile agli investitori di tutti i giorni, invece questo portafoglio All Season, o All Weather come lo definiamo anche noi in Europa, è una versione semplificata che consiglia alle persone che desiderano costruire un portafoglio con il pilota automatico di utilizzare la stessa filosofia dell'All Weather Fund. La composizione è ben conosciuta, ma la ripetiamo qui: 30% total stock market americano, 40% long term bonds, quelli tra i 10 anni in poi, 15% di intermediate bonds americano, 7,5% di commodities e un 7,5% in oro. La sua resilienza a tutte le dinamiche del mercato lo ha reso famoso. Ora, perché non ho menzionato ETF? Se dovessimo costituire questi portafogli in Europa, quali strumenti dovremmo utilizzare? Bene, per non prolungare il video, questo lo vediamo venerdì prossimo. Partendo da questi 4 portafogli andiamo a scegliere gli ETF UCITS, per cui da dedicare alla creazione di questi 4 presentati oggi. Dovete avere pazienza, solo una settimanella. Per quanto mi riguarda, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Dammi le tue impressioni su questi portafogli buy and hold, dammi la tua idea su come questi possono essere validi o meno e se possono essere delle soluzioni particolarmente interessanti o se secondo te ce ne sono di migliori che non ho menzionato oggi, o magari se questi vengono usati già da te per i tuoi investimenti. Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community. Come sempre cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, cambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e, se sei nuovo sul canale, ovviamente di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, ultimo video della settimana, per cui noi torniamo lunedì prossimo, come sempre, con Buonanotte Mercati, per iniziare una nuovissima settimana editoriale. Per quanto mi riguarda, ti auguro un sereno e felicissimo fine settimana. Ciao!